La piscina Dini Salvalai di Fano riprende la sua attività dopo lo stop forzoso dovuto ad una caldaia che dopo soli 6 anni di vita ha deciso di fare basta e rompersi, mettendo in ginocchio la società che gestisce l'impianto dopo essersi aggiudicata la gara ed aver speso oltre 70.000 euro in opere di ammodernamento per riprendere al meglio le attività sportive e rendere l'ambiente il più confortevole. Sono stati giorni febbrili questi per la società Fano Fortune, giorni di telefonate, di contatti con amministratori, tecnici e società per trovare il modo di ripartire. Ora, finalmente, grazie a una riparazione di un tecnico specializzato, la caldaia ha ripreso a funzionare e così possono ripartire le attività natatorie di atleti e di tutti gli utenti. Abbiamo in qualche modo ci siamo prodigati questi 2 o 3 giorni, stiamo finendo oggi alcune verifiche, comunque la caldaia è a posto, l'impianto è a posto e in qualche maniera per il momento non mettendo una pezza, ma insomma abbiamo in qualche modo, siamo riusciti a sistemare l'impianto. Eventualmente abbiamo anche ripristinato la piccola caldaia che è lateralmente, che però non è sufficiente per quello che riguarda tutto il complesso, che in qualche maniera, come ci è stato promesso sia dall'assessore che dal sindaco, che comunque sia in tempi brevi riusciremo tramite qualche preventivo a trovare una soluzione per una caldaia nuova. Domani mattina alle 10 ripartono tutte le attività, penso i corsi li faranno partire lunedì mattina perché ormai sono stati avvisati tutti i ragazzi, però da domani il pubblico o quant'altro possono entrare dalle 10 in poi e aperto l'impianto. La riparazione però non è la soluzione al problema. Una caldaia nuova ed efficiente che non rappresenti una spada di Damocle per gli atleti e società è una necessità impellente. Sì, ci stiamo adoperando anche grazie alla società sportiva per immaginare l'acquisto di una caldaia nuova, che sono comunque apparecchiature non presenti anche in zona, sono apparecchi specifici anche molto costosi, però quello che interessa anche a noi come amministrazione e soprattutto alla società sportiva che gestisce è quello di riaprire la piscina, perché immagino anche a Fano TV sono arrivate molte segnalazioni perché chiudere la piscina anche un giorno o due è un grande disagio per tutta l'utenza. Voglio ricordare che qui la mattina ospitiamo in una settimana 66 turni di ragazzi disabili, quindi immaginate anche gli spostamenti, le famiglie, sono disagi che non vorremmo che accadessero mai più.